che stavo dicendo, noi andiamo in Spagna, vanno a coso a... Ma questo non è assicurato, qua. Onorevole. Sì, sto dicendo, lei... se all'estero onestamente è un po' più complicato, perché tu, peraltro un po' le multinazionali hanno giocato un po' così negli ultimi anni, ci sono fottute un po' di soldi, eccetera, poi dopodiché per una serie di condizioni, un po' di stringimento loro, un po' per... dati oggettivi, un po' per guadagnare più, scusa, però allora il dato qual è? Bisogna vedere innanzitutto che si dica no ad Anagni, non so come spiego, cioè nel senso non è che tu fai a fotti compagni, per cui ti sposti da un'altra parte, non anche perché in questo si sposta saresti in condizioni di grande difficoltà, perché quelli direbbero eventualmente volete 100 quando dico venite a lavorare là, voi non tutti quanti avete possibilità di andare là e quindi come tale si crea il problema. Questo è. Allora bisogna stoppare, se è così, ma non conosco nel dettaglio della situazione, lo faremo fare interrogazione, lo fa a livello regionale, mia moglie per la stessa a livello del Senato, cioè per vedere di bloccare e di chiedere anche attraverso la regione, pure io, essere ricevuto al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Industria. Onorevole, scusate, è stato un caso eclatante a Bologna. A Bologna si è verificato, se vi ricordate, 50 operai licenziati tramite WhatsApp da venerdì alla domenica, è la stessa società. Cioè, se vengono dalla Spagna, io penso che noi siamo concittadini italiani e vengono a dettare leggi. Ma tu non ti dici, io sono avvocato vostro, non mi devi dire a me, io sto pensando di fare una cosa che può servire, cioè sto dicendo la mia esperienza. Allora, il dato qual è? Visto che vedete a livello regionale, anche in questo punto, vedi a dirla sua evidentemente, allora sul piano regionale si fanno pressioni adeguate, in modo tale da arrivare anche la regione quando è per fare un tavolo di trattativa sul piano nazionale del Ministero dell'Industria, all'epoca mio del Ministero del Lavoro, ora fa l'industria, qui metterla in piedi un tavolo. Ripeto, dalla mia logica qual è? Che c'è un minimo o un discreto punto a fuori vostro, che non vanno fuori dall'Italia. Allora tu puoi dire scusate, ma perché andate là quando state a 50 km di San Manco pure? Quindi restate là dove state. Perché se i conti e la contabilità è tale che, come voi dimostrate, non stanno perdendo, non si capisce quale cacchio di ragione devono andare là. Quindi si blocca su questo, altrimenti ci vengono evocati i finanziamenti come avete. Questo è. Ma questo è quello che vogliamo noi. Bravo, bravo, bravo. Il numero della regione è sicuramente significativo e potrà dare il contributo che potrà dare. Ma qua il punto è, questi qua prendono un appalto pubblico. Cioè, qua stiamo parlando di un appalto pubblico. Allora sia il ministero, allora ci vorrebbe anche l'atto di dire, siccome poi il monopolio di Stato è quello che dà l'appalto, e siccome questi si vengono a arricchire qua e poi lasciano i lavoratori e le proprie famiglie al proprio destino, cioè stanno inguaiati, allora si dovrebbe anche prospettare che se si revoca l'appalto, lo Stato dovrebbe pure farsi carico poi di fare la gestione diretta di questo servizio, perché se no sta cosa, come le stavo spiegando prima, mi è chiaro. C'è una serie di scatole cinesi, cioè logista prende l'appalto, poi lo dà a un altro, poi arriva a GLD, tutta questa cosa qua, alla fine se fa una serie di scatole cinesi, alla fine chi paga il conto sono questi lavoratori e le loro famiglie. Allora un'unica cosa che ci dovrebbe vedere tutti quanti uniti è che si deve alzare un coro per dire questo deposito, da queste attività da qua non si muovono né a Nagni e in alcun altro posto. No, questa cosa qua. Noi prendiamo atto che stanno venendo le istituzioni, abbiamo già avuto in altre occasioni il modo di apprezzare quelle che stanno. Però al di là delle presenze e della giusta solidarietà che viene buttata, o si ha il coraggio di dire tutti insieme, cara logista, prendi questa iniziativa, recedi da questa iniziativa, perché qua non serve gli ammortizzatori sociali, qua serve il lavoro. Il reddito non lo vogliamo, il reddito. Ci abbiamo messo l'anima. Abbiamo ottimizzare i costi. Abbiamo noi incrementato quella. Il ministro del lavoro conosce la realtà delle vertenze territoriali, soprattutto della Campania e del meridione di Italia. Cioè noi le chiediamo proprio di uscire pubblicamente e di far pressione laddove può arrivare.
non solo sulla regione Campania, ma anche sul ministero. Noi come organizzazione sindacale con i lavoratori non indietreggeremo di un passo, perché il lavoro è sacrosanto e non è possibile. Va bene, forse lì se lavoriamo già prendere che intesse ciò, speriamo che gli altri facciano quello che penso io. Va bene. Onorevole, okay. Noi siamo qua. Noi siamo qua. Convidiamo. Io faccio quello che posso, facciamo con l'onorevole Maria Luigia le cose che possiamo fare. Onorevole, in più. Poi questo vi devo dire con molto onestà, vale anche non soltanto quello che facciamo noi, ma qua tutte le forze politiche, anche il sindaco di qua, il mio collega Mattarone, cioè, tutti vanno a spingersi, fanno una cosa comune in modo tale che sia molto più semplice, non è che soltanto io altro pigliato, va bene per esso, ma ne frega nulla, perché rispetto a un dramma che quello di tante famiglie eccetera, è giusto che ognuno sia consacrato dal suo punto di vista a fare in maniera tale che si eviti questo. Domani sta con lui il sindaco di Maddaloni. Per questo anche lui chiede di essere servito anche al sindaco di Maddaloni, il mio nome anche, che lui chiamasse e si facesse sentire in sede regionale, in sede nazionale per dire l'incontro di là. Poi, se voi ottenete l'incontro di là e capita, io sono anche, veniamo anche noi, la Consiglia Giovanni viene certamente anche altri a sostenere le vostre ragioni per andare a vedere se sono disponibili pure io. Va bene? Grazie. Grazie. Grazie.